La Divina Commedia stabilisce con una ferrea logica anche l'ordine delle anime, responsabili nell'aldilà delle loro libere scelte compiute in vita. Gli spiriti maledetti dell'inferno vengono disposti in cerchi sempre più profondi, secondo la gravità dei peccati stabilita dall'etica di Aristotele, fino ai traditori divorati da Lucifero. Fanno eccezione i vili, confinati da Dante nell'antinferno, e gli spiriti del limbo, pagani virtuosi o bambini non battezzati. Le anime del purgatorio, invece, espiano le loro colpe distribuite sulle cornici della montagna nell'ordine dei 7 vizi capitali previsti dalla Chiesa. Salendo al cielo si incontrano infine i beati, secondo l'ordine di importanza dei meriti acquisiti sulla terra. Dante attribuisce le pene dell'inferno e del purgatorio secondo la legge del contrappasso. Ogni pena riflette, per analogia o per contrasto, la colpa corrispondente.